Eccoci qua. Allora, posizioniamo qui il quaderno sulla blu superficie con la barra di colore per capire un po' quali sono i colori originali e per ricalibrare poi i colori in post-produzione. Poi inseriamo, colleghiamo l'hard disk all'interno dello scanner dove tutti i file vengono scannerizzati e salvati all'interno dell'hard disk. Poi all'inizio lo scanner fa una calibrazione di colore, cioè percepisce, diciamo, i colori che stanno sulla superficie e li ricalibra. Poi, una volta fatto questo, lo scanner è molto veloce a fare ogni singola pagina. Quindi, ogni pagina ci mettiamo un vetro sopra un po' per schiacciarle. Così. Perfetto. E poi avviene, ecco, una scansione molto veloce di ogni singola facciata. Quindi noi adesso abbiamo come priorità fare una copia conservativa, quindi prendiamo tutta la facciata dello scanner senza fare ritagli sulle singole pagine. E poi continuiamo questo processo anche per tutte quante le altre pagine. Ecco. Poi una volta salvate le pagine, tiriamo fuori l'hard disk, lo inseriamo dentro il computer. Allora, una volta salvati i file dello scanner all'interno dell'hard disk, li trasferiamo sul computer e quindi avremo una cartella che si chiama in questo caso Libro 001. Qui all'interno di questa cartella ci stanno 70 file, ogni file rappresenta la singola facciata del quaderno, e qui abbiamo un'anteprima, eccola qui. Quindi questo è il file proprio come esce proprio dallo scanner. La risoluzione è a 300 dpi, quindi se aumentiamo lo zoom si vedranno molto meglio i testi. Ora noi andiamo a fare un po' una ricalibrazione del colore, quindi apriamo con Photoshop un file, ok, e nella post-produzione faremo due tipi di movimenti. Uno, toglieremo un po' di nero, quindi per abbassare anche un po' il livello di informazione. Questo modo. In base alla calibrazione del colore, faremo alcune migliorie sia sui livelli per aumentare la leggibilità dei testi. Poi sul tipo di bilanciamento di colore. Solitamente lo scanner tende ad aumentare più le tonalità di rosso e noi quindi ne andiamo a abbassare aumentando maggiormente le tonalità di blu. Questo modo. Quindi diciamo, vediamo una notevole differenza tra l'inizio, quindi da come viene prelevato dallo scanner fino alla post-produzione, quindi si legge anche molto meglio. Dopodiché, tutte queste fasi che ho fatto, quindi taglio del colore, aumento dei livelli e correzione del colore, vengono salvati e vengono salvati su un unico file e questo procedimento viene eseguito su tutti i file, in questo modo. Allora, quindi, quando avremo finito la post-produzione, avremo creato tre tipi di cartelle. Nella prima sono le matrici scanner, quindi, come detto precedentemente, sono tutti i file che escono direttamente dallo scanner senza essere toccati. Poi ci sono i file della post-produzione, quindi sono i file modificati e corretti. Poi noi preleviamo questi file della post-produzione, diminuiamo la risoluzione, quindi da 300 dpi va a 72, e creiamo in un unico file, in questo caso un PDF, una raccolta di tutte le facciate in modo tale che uno, aprendo un quaderno, in questo caso quaderno 116.pdf,
può tranquillamente sfogliare tutte le singole pagine in modo molto veloce. Questo modo qui.